Ciao, per prendere dimestichezza con Grease Pencil, costruiamo il nostro primo oggetto di tipo Grease Pencil. Allora, in Blender c'è il menu Aggiungi e ci sono tutte le voci delle cose che si possono aggiungere. Grease Pencil ha un proprio sottomenu con alcune di queste voci. Quindi, Grease Pencil è un tipo di oggetto che possiamo creare in Blender. Possiamo crearlo completamente vuoto, oppure abbiamo questa possibilità di creare uno stroke, vedremo cosa significa, oppure monkey, cioè una scimmietta, o queste altre tre altre voci che si chiamano tutte quante qualcosa line art. La cosa più semplice per cominciare a capire di cosa si tratta è utilizzare questo monkey, che è un disegnino già pronto. Adesso che l'ho premuto, è apparso, e posso vederlo qui nel mio outliner, che è apparsa questa voce che si chiama Suzanne. E ricordatevi che questo stesso menu Add è possibile richiamarlo in qualsiasi momento sulla scena premendo maiuscolo A e si può quindi andare ad aggiungere le stesse cose. Non riesco a vedere la scimmietta perché in questo momento si trova, come potete notare, dentro al cubo. Quindi seleziono il cubo di default e lo cancello. Eccola qui. È stata creata qui come qualsiasi oggetto in Blender perché gli oggetti in Blender vengono creati nel posto dove si trova il cursore. Il cursore in una scena di Blender vuota si trova al centro della scena e quindi Suzanne è stata creata al centro della scena. Se la seleziono, posso vedere che viene circondata dal solito bordino arancione della selezione, quindi ora ho selezionato la telecamera, ora la luce, ora Suzanne. Posso selezionare i vari oggetti anche dall'outliner e quindi, come vedete, è un oggetto come tutti gli altri. Quindi, come l'ho creato, potrei anche buttarlo via come con qualsiasi altro oggetto. O premo Canc sulla tastiera e scompare all'improvviso, oppure, e la riaggiungo di nuovo, Grease Pencil Monkey, oppure posso premere X sulla tastiera e scegliere Delete e viene cancellata di nuovo. Ovviamente posso aggiungere quanti oggetti Grease Pencil voglio, quindi per esempio aggiungo questa Suzanne, se faccio aggiungi di nuovo posso aggiungere di nuovo Monkey, mi troverò un'altra Suzanne 001 che si trova esattamente sovrapposta, me ne accorgo anche che è sovrapposta perché vedo un leggero flicker soprattutto quando sto lontano. Quindi essendo questi per esempio due oggetti diversi, se io utilizzassi il comando sposta e ne sposto uno un po' più avanti e un po' più di lato, ecco qui che ho due oggetti Grease Pencil e come vedete sono uguali, ma sono due sulla scena. Qui hanno dei nomi, il secondo ha ricevuto questo 001 come nome automaticamente. Posso cambiargli nome o facendo doppio clic qui, oppure potrei anche cambiargli nome con il mouse sulla scena premendo F2 e quindi cambiare nome all'oggetto in questo modo. Quindi anche gli oggetti Grease Pencil sono oggetti come tutti gli altri. Come posso muoverli? Posso ruotarli rispetto alla vista, rispetto a qualsiasi altro asse. Posso scalarli, cioè ingrandirli, anche in direzioni non proporzionali. Oppure posso fare tutte e tre le cose insieme con questo manipolatore che mi permette contemporaneamente di spostare, scalare e fare tutte e tre le cose assieme. Torno alla normale selezione e in questa finestrella qui, con le proprietà dell'oggetto, posso vedere tutte le caratteristiche dell'oggetto. Quindi, per esempio, posso vedere che questa si trova ancora nella location 000, mentre questa si trova in un'altra posizione, ha una certa rotazione e una certa scala, e come vedete la scala è diversa sui tre assi, mentre questa è tutta a 1. Quindi, volendo, potrei anche su questa venire, selezionare tutte le voci trascinando e premere 1 o 0,5, cambiare questi valori a mano. Quindi è un oggetto come tutti gli altri oggetti di Blender e come tutti gli oggetti può essere scalato, ruotato, modificato e anche animato da questo punto di vista, cioè nella sua interezza, quindi nelle sue proprietà di oggetto. Per esempio, come posizione, potrei, utilizzando la timeline, quindi avere che si trova in questa posizione al keyframe 1 e quindi potrei premere questo tasto per dire che in questo momento salvo questa posizione come keyframe, mi sposto al keyframe 40, la sposto, in questo caso uso la scorciatoia G e la sposto qui, e registrare quest'altro keyframe e adesso l'oggetto viene spostato esattamente come qualsiasi altro oggetto in Blender. Quindi
in questa prima lezione vediamo che semplicemente è un particolare oggetto con le stesse proprietà di qualsiasi altro oggetto di Blender. Ciao e alla prossima!